Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova ricetta di oggi. Oggi andremo a fare rollè di coniglio ripieno di gamberi. Ingredienti: dei bellissimi gamberi che andremo a lavorare, coniglio, sale, olio e pepe. Iniziamo la ricetta. Andiamo avanti con la ricetta. Io ho pulito i gamberoni, mi raccomando, quando li pulite togliete l'intestino. Adesso cosa andremo a fare? Andremo a fare una tartare di gamberi. Iniziamo, prendiamo i gamberi e iniziamo a tagliare. Qua. Allora, amici, andiamo avanti con la ricetta. Mettiamo i gamberoni tagliati dentro alla boule. Ecco qua. Questo non ci serve più. Prendiamo qua. Ecco qui. Ci mettiamo un pizzico di sale, senza esagerare. Olio. Aggiungo del pepe, io personalmente metto il pepe del Timut, originario del Nepal, che è molto più buono e dà più sapore. Aggiungo della menta, ecco qua, amalgamo il tutto e poi lo copro e lo lascio marinare e riposare in frigo. E vado a lavorare la carne. A tra poco. Andiamo avanti con la ricetta, ragazzi. Allora, i gamberoni hanno marinato, sono pronti. Qui abbiamo il coniglio che abbiamo disossato e abbiamo tagliato per poter ora farcirlo. Allora, ragazzi, il nostro rollè di coniglio è pronto. Io mi sono avvantaggiato chiudendolo. Chiudo con voi l'ultimo spago e poi eccolo qua. Andiamo a metterlo in forno a 180 gradi per circa 40-45 minuti. A dopo per il risultato finale. Ciao.